Dall'esterno, come sta vivendo questo campionato così strano, così particolare? Ma come tutti gli anni c'è qualche motivo per far sì che ci siano delle, come dire, delle caratteristiche che rendono più o meno avvincente una stagione, quindi direi che adesso è questo grande equilibrio rende ancora di più bello questo primo scorcio di campionato. È chiaro che poi ci sono dei valori che sono indiscutibili e quindi alla lunga poi sono convinto che usciranno, però insomma è vita difficile per tutti, che si parli di grandi e di piccole, quindi sono, le partite sono sempre molto combattute. Juventus e Milan comunque tagliate fuori? No, proprio perché siamo ancora all'inizio, c'è ancora tutto lo spazio davanti, quindi sono squadre che pensano di impostare la stagione in un modo, poi per un motivo o per l'altro le cose possono andare in maniera differente, però c'è veramente ancora tanto margine. Ecco, tra gli allenatori invece qual è quello che l'ha sorpresa di più? Magari Sarri, che comunque è riuscito ad imporsi con il Napoli, Paolo Sousa? Ma io credo che le sorprese, se mai si può parlare di sorprese, vadano commentate più avanti, perché Sarri, per dire un nome che lei ha citato, sta facendo molto bene, però mi ricordo 4-5 partite fa quando qualcuno diceva o storceva il naso, quindi bisogna avere equilibrio nelle cose e non dimenticarsi un giorno con l'altro in funzione di quelli che poi sono i risultati che una squadra ottiene. Perciò con molta schiettezza, con molta umiltà, con i piedi per terra, lasciarli lavorare, poi dopo si faranno le considerazioni. Paolo Sousa invece? Lo stesso. Quanto riguarda il suo futuro, il suo presente, Italia, estero? Vediamo quello che saranno e che giorni a venire mi diranno e quali saranno le possibilità. Valuterò con grande attenzione tutte le occasioni che mi si presenteranno e valuterò, perché voglio cercare di avere la possibilità di lavorare in un ambiente che mi dia veramente la sensazione di fare le cose come devono essere fatte, quindi non voglio più soffrire come ho sofferto l'anno scorso. Il Parma comunque continua a seguirlo? È chiaro, è una società che per me ha rappresentato gli ultimi 3 anni professionali e non solo di vita, quindi non posso essere legato, e quindi c'è sempre un'attenzione. L'esperienza dell'anno scorso comunque è stato un momento di crescita in generale? Ma la vita continua, indipendentemente dagli aspetti positivi o negativi, quindi bisogna saper raccogliere tutto, saper trarne le giuste valutazioni e far tesoro di quelli che sono gli insegnamenti. È chiaro che uno non vorrebbe mai passare da certe situazioni, da certe brutte situazioni, però questo fa parte della nostra vita normale o anche professionale, quindi continuiamo e vediamo. Panchina, si era parlato di lei. Non dovete chiederlo a me, dovete chiederlo a Bologna. Comunque, se dovesse, le piacerebbe. Esatto. Vediamo, tutte le cose, come ho detto, sono da valutare con grande attenzione.